Ciao a tutti ragazzi! Sì, non è bello iniziare così il gioco con selezione a difficoltà, ma diciamo che quando vuoi iniziare un gioco con le modifiche, tutto da capo, ti dice subito selezione a difficoltà, eccetera, eccetera. E vabbè, io volevo farla in difficile, ma difficile è davvero troppo difficile e non vorrei bestemmiare e morire troppe volte, quindi la faccio normale. Finalmente cambio gioco, questo è Van Helsing, spero vi piaccia, un gioco che pochi hanno giocato e visto, che a mio parere invece è un gioco veramente, veramente bello, devo dire la verità, mi è piaciuto molto ed è anche divertente, segue abbastanza bene la storia, comunque dovete pensare che è il videogioco del film, ma almeno è stato fatto bene, i personaggi sono fatti bene, la storia è uguale, cambiano qualche cosa perché ovviamente è il videogioco. E adesso niente. Cercherò di fare il più veloce possibile e farvi vedere anche un po' come è strutturato il gioco. Allora, innanzitutto io sono potenziata quasi al massimo. Buongiorno, Monsieur. Benvenuto a Parigi. Si mostri, dottor Jekyll. A quanto pare la tua memoria sta peggiorando, Van Helsing. Mi chiamo Hyde, ricordi? Stavo dicendo, io sono pompata quasi al massimo con la vita e con le armi, tutto. Le armi le ho tutte, i potenziamenti di tutte le armi, poi vi farò vedere anche dove trovarle, anche se io l'ho già preso, non l'ho completato al 100% perché avevo il file di completazione del 100% nell'altra Xbox. Ovviamente cretina, io ho lasciato tutto lì, però non mi ricordo se potevo averlo anche esterno, non mi ricordo della vecchia Xbox comunque. Allora, molto importante è, se mai un giorno volete giocare, prendere questi qua, verdi. Sono importantissimi perché? Perché vi aiutano a comprare potenziamenti, eccetera, eccetera. Tutte cose importanti, insomma. Ovviamente io sto usando queste, ma la prima cosa che userete sono queste. E queste. Poi ovviamente c'è, come vedete, c'è una barretta, quella lì blu a destra vicino alle armi, che serve avere, vedete, avere il potenziamento di ogni arma che usate, che è, diciamo, più potente, ecco. A me manca soltanto, mi pare, mi ricordo, uno della munizione. Poi per la vita invece è complicato perché fino a un po' puoi comprare la cosa della vita, poi il resto devi trovarteli e è un po' complicato. Aspettate che non trovo più di qua. Sì, Ciccio, arrivo. Noi abbiamo lo sparampino, altro che Ada Wong. LOL. Nei video sto zitto perché almeno li vedete. Sei ancora impegnato nella tua patetica ricerca, quella che credi ti rivelerà il tuo passato. Il mio passato non è affar tuo. Non vorresti incontrare i demoni della Ah, vi tua dico solo una cosa mente? poi. Non sei altro che un Lasciate bambino della stare il chiesa. fatto Una marionetta appesa a un del filo. labiale Lascia perché che ti è aiuti, proprio un il problema figlio. di noi italiani che abbiamo doppiato non in Usa la tua sincronia. conoscenza. Tu sei un assassino. Quindi Il bue che dice cornuto all'asino. io distruggo solo il male. Tu sei ricercato per l'uccisione di 12 uomini innocenti, 6 donne. quattro poi è un bambini. gioco del 2005. E una terribile carneficina vive. Conosco bene il mio passato. Ma un uomo deve pur mangiare, no? Non quando è morto. Lol, che battuta. Direi di farlo fuori al più presto possibile.
Sì, ragazzo mio, lo so. Ah già, devo cambiare arma. Trollolol. Dai, Ciccino. Qua poi vi dico che se vi incastrate come ho fatto io, lasciami il mio, dov'è il mio? Ecco. Se vi incastrate come faccio io, è la fine, eh. È un gioco, guarda, lasciate stare, che fidatevi che è complicato. Se vi incastrate, no, vi ammazzano e non riuscite più a le... basta. L'hanno fatto il più somigliante possibile. Poi questo è anche... non ho niente, vero, infatti. Questo è anche un gioco in cui se finisci tutte le missioni col cappello ti danno... Vogliamo che tu vada a est. Cosa. Nella zona qualcosa di bello. Romania. E fidatevi che non è facile. 450 anni fa, un cavaliere della Transilvania di nome Valerius l'Anziano permise al figlio Vladislaus Dragulia di commettere una grande malvagità contro il mondo. Di conseguenza una terribile maledizione è stata scagliata contro la sua casata. Una maledizione che non può essere eliminata finché il vampiro rimarrà nella loro terra. 9 generazioni sono cadute nel tentativo di rompere la maledizione. Ne è sopravvissuta solo una. La principessa Anna. Se ella morirà, gli spiriti dei suoi avi non attraverseranno mai i cancelli di San Pietro. E saranno dannati per l'eternità. Quando ti abbiamo trovato sugli scalini del Vaticano mezzo morto, ci è apparso chiaro che eri stato inviato per compiere l'opera di Dio. Dio non ha colpa dei peccati del tuo passato. Ma se la tua fede supererà questa prova, egli ti aiuterà a riscoprirli.